Sottili e preziose, queste pagine sostengono il peso di una memoria millenaria. Su di esse è impressa la storia della Chiesa. Migliaia di codici, pergamene, filze e registri compongono il maestoso mosaico documentale dell'Archivio Segreto Vaticano, un tesoro a volte troppo fragile per resistere agli effetti nocivi della luce, dei secoli e degli agenti biologici. Ma a garantirne la sopravvivenza sono gli 8 professionisti del laboratorio di conservazione, restauro e legatoria dell'archivio che quotidianamente, supportati da preliminari analisi scientifiche all'avanguardia, intervengono sui beni archivistici danneggiati con tecniche sempre meno invasive e il più possibile rispettose delle opere da salvare. Con noi il responsabile del laboratorio, Alessandro Rubechini. Tutti i materiali che noi utilizziamo nel nostro laboratorio di restauro sono stati tutti provati e testati da centri di ricerca internazionali, in modo da sapere la loro conservazione e la loro interazione nel tempo con il bene culturale da tutelare. Il consolidamento delle carte più fragili e il ripristino delle condizioni originarie delle pergamene attraverso la loro distensione sono gli interventi più comuni realizzati in questo laboratorio. Una vera sfida per i restauratori consiste invece nella particolarità dei supporti di alcuni scritti custoditi nell'Archivio Segreto Vaticano. Ne è un esempio prezioso questa lettera su seta dell'imperatrice Wang, inviata a Papa Innocenzo X nel 1650. Ogni cultura in tutto il mondo ha utilizzato per scrivere i materiali che aveva a disposizione. In Occidente prima c'era il papiro, poi è arrivata la pergamena e dopo la carta. Mentre altre culture, come nel caso degli indiani d'America, hanno utilizzato la corteccia di betulla. I cinesi, oltre che la carta, impiegavano anche la seta. Quindi noi ci troviamo ad affrontare e a conservare e restaurare tutta una serie di materie prime impiegate diverse l'uno dall'altro, perché questo è un archivio che contiene una documentazione che proviene da tutto il mondo, quindi i materiali sono tra i più svariati. L'eccessiva esposizione alla luce, l'umidità o i processi corrosivi dovuti ad alcuni tipi di inchiostro possono compromettere in maniera irreversibile un documento. Ogni volume ha una propria identità. Per il restauratore conoscerne la storia è il primo passo da compiere. Questo è un archivio che ha raccolto non solo la documentazione della Santa Sede, ma anche la documentazione che arriva da altri archivi. Basti pensare a tutti gli archivi delle nunziature di tutto il mondo, oppure anche archivi di famiglie nobili. E questi nel tempo hanno subito tutta una serie di degradi. Ci sono dei fondi che prima di venire qua hanno preso fuoco, quindi hanno un degrado dovuto all'incendio. In più c'è anche un degrado dovuto all'acqua che è stata utilizzata per spegnerlo. Oppure altri svariati degradi ci possono essere quelli di natura biologico, quindi muffe oppure insetti o anche i roditori, altri degradi di natura chimica dovuti all'acidità. Quindi noi ci troviamo ad affrontare tutta una serie di problematiche diverse caso per caso.